Fin da subito l'emergenza non è stata solo sanitaria, ma anche sociale. In particolare la prima ondata è stata caratterizzata dall'incertezza, dal disorientamento e dal sentirsi sospese, anche se poi in realtà di fatto era una sospensione molto dinamica perché eravamo sempre in movimento. Primo lunedì lockdown di fatto, dove i nostri telefoni sono suonati ininterrottamente dalla mattina alle 8 fino alla sera, il dormitorio si è trasformato anche in una mensa, così che le persone senza fissa dimora potessero stare in strada il meno possibile. Il non verbale, che era così importante nella comunicazione in presenza, che ci dava delle informazioni che integravano quello che ci veniva comunicato, l'abbiamo un po' perso, ma abbiamo rivalutato il silenzio, tanti silenzi che ci hanno detto molto. Devo dire che nella stragrande maggioranza c'è grande disponibilità e anche la possibilità da parte delle persone che seguiamo ormai di utilizzare le tecnologie. Abbiamo avvicinato e intercettato sicuramente quello che noi definiamo un po' la normalità a rischio e la vera vulnerabilità, nel senso che le telefonate, le richieste di appuntamento erano di cittadini che all'improvviso si erano trovati privi di ogni forma di sostegno. Posso pensare dal punto di vista lavorativo, economico, ma anche spesso anche di supporto familiare. Siamo venuti a conoscenza di storie, di vite, di fragilità e di vulnerabilità che mai prima si erano rivolte al servizio, domande inedite e velocemente abbiamo dovuto mettere a punto delle risposte senza però una cornice di riferimento. Cerchiamo di mantenere un sano distacco. In quel periodo non è stato possibile. Lauser si è reso disponibile in concerto col comune di Crema e con i servizi sociali. L'anziano prepara, la persona prepara una busta con la lista della spesa e i soldi e il volontario nel giro di poco tempo va al supermercato, fa la spesa e gliela riconsegna. Chiamano anche per soltanto fare due chiacchiere perché hanno paura, c'è tanta paura. Rispetto ai primi giorni che le richieste non erano tantissime, invece progressivamente che l'emergenza si fa sempre più seria, stanno aumentando notevolmente le richieste. Tant'è vero che scorsa settimana siamo arrivati a un centinaio di chiamate presso il nostro centralino. Me che scrie dete la mestanza, tu cadda che sti cristi, a riconquistana traiada speranza, dete al me pensà, giran sul, culurada bleu. Ie oggi, dalla bagaia del masulì bagnato, perle da saggezza scolpite nel me cor, segno d'un scambiato amor. Fondo Chiesa con voi, San Giuseppe Lavoratore, è stato proprio questo. È stato una raccolta fondi e poi una messa a disposizione di questi fondi per quelle famiglie che avevano problemi, di tipo lavorativo o di tipo economico, però a causa del Covid. Da ottobre in poi, quindi diciamo la seconda ondata, il più grande cambiamento è che si è ritornati finalmente a fare l'ascolto delle persone in presenza. Oltre il 40%, un po' meno della metà delle persone che hanno fatto richiesta, sono ancora totalmente sconosciute ai servizi sociali e alle Caritas, ai centri di ascolto parrocchiali. Buona parte delle persone nuove che abbiamo incontrato erano proprio persone italiane e addirittura mi verrebbe da dire cremasche. Questa nuova modalità ha permesso probabilmente a tutta una serie di persone, che magari se ci fosse stata solo la modalità in presenza non sarebbero arrivate, ha invece forse permesso di potersi rivolgere superando un po' forse il timore appunto di venire qua, di arrivare in un posto dove tantissimi ce l'hanno detto, ero abituato a portare. L'abbiamo vissuta purtroppo personalmente male, perché è un attacco che viene da non si sa dove,
anche se dentro qui, grazie a Dio, fino a questo momento non si è verificato nessun caso. Un volontario del centro d'ascolto della Caritas, che ha più di 70 anni, mi diceva: no, ma c'è l'anziano che ha bisogno di me. E io dentro di me pensavo: ma anche tu sei anziano, lui ha bisogno di te, ma io ho paura per te. Mettere in atto una serie di strumenti e misure che andassero un po' a incrociare i nuovi bisogni che emergevano con l'emergenza sanitaria. Ad esempio, il tema dei buoni spesa è stato gestito insieme ai partner della Caritas, di assistenza a domicilio o con Hauser, implementati presenze allo sportello dell'Abitare, quindi una vicinanza telefonica anche degli operatori, sia per gli inquilini degli alloggi popolari, ma anche per persone che si trovano in difficoltà nel pagamento degli affitti. È venuto meno il lavoro che magari era a tempo determinato e non è stato rinnovato, queste persone non sapevano come affrontare la quotidianità. Tutti noi siamo vulnerabili, tutti siamo esposti a un qualcosa che non sappiamo, potrebbe anche accadere, e quindi questo interroga molto la professionalità. Quando a marzo dell'anno scorso ci siamo trovate a dover chiudere e non poter avere la possibilità di incontrare le donne, all'inizio c'è stato un momento un po' di smarrimento. Il fatto di dover stare proprio in casa, stare sempre insieme, ha portato in alcuni casi ad avere maggiore consapevolezza e a rendersi conto che quello che si viveva era una situazione di violenza. Contattarle telefonicamente, e abbiamo stabilito dei primi contatti, facevamo delle videochiamate, soluzioni che le donne hanno apprezzato molto, perché intanto si sentivano anche meno sole. Anche l'abbraccio quando una donna arriva, le Zoom call, per carità, sono state comode, sono state d'aiuto. Quello che sente l'altra persona attraverso uno schermo, attraverso comunque quel filtro, a me non arrivava. Se mi fossi trovata adesso in una situazione di violenza, sarebbe stato molto più difficile magari appartarmi col cellulare per chiamare un'associazione. Se io ce l'ho in casa, come faccio a raccontare quello che vivo? Nel 2019 ci sono state, diciamo, 105 donne prese in carico, 60 erano nuove, 45 invece erano già donne seguite dal centro. Nel 2020 diciamo che i contatti sono stati 72, 36 erano già seguite e 41 erano nuove. Nel 2019 comunque all'incirca da gennaio a maggio sono state circa 30 contatti, nel 2020 invece sono scesi comunque a 15. Mi è stato riportato proprio da un donna, che un'anziana del suo quartiere, che voleva proprio farla finita. I vicini hanno chiamato lui, perché è molto attivo e conosce tutti. Lui si è avvicinato, è riuscito a sentire il figlio, che non sapeva assolutamente di una situazione di sofferenza della mamma, perché era proprio da tanto che non la vedeva, proprio per tutelarla. Grazie al vicinato, questa signora è stata salvata. Cuore di Crema è una comunità residenziale rivolta a persone adulte che hanno dipendenza da eroina, cocaina e alcol in modo principale. Da marzo, aprile, maggio, quei tre mesi lì, c'è stato un blocco totale, ma era proprio l'indicazione della regione che gli ingressi dovevano avvenire solo se in situazioni di particolare gravità, e quindi le varie attività esterne della comunità, volontariato, uscite varie, sono state interrotte, e gli utenti della comunità sono stati veramente bravi, si sono messi proprio in uno spirito di servizio, a portare la colazione alla persona in camera che era isolata, a mettergliela in un tavolino fuori dalla camera. Io faccio anche parte di un volontariato, seguo dei ragazzi disabili, e per questo Covid non c'è stata l'opportunità, diciamo, perché hanno chiuso tutto. Io penso sempre che c'è chi sta peggio di noi, sicuramente. Noi siamo stati un gruppo, siamo qua un gruppo, siamo tutti in compagnia e tutto, ci siamo dati una mano tutti a vicenda. Il centro alcolisti territoriale è stato interrotto per il Covid, che era una cosa essenziale che si faceva una volta alla settimana. Poi c'è stato il teatro terapia, dove è stato, secondo me,
fondamentale, ci hanno portato via delle scoperte che potevamo fare, delle belle esperienze. Poi sicuramente la condizione di distanziamento sociale, di limitazioni negli spostamenti ha inciso maggiormente su alcune categorie, su alcune persone. Pensiamo per esempio ai pazienti psichiatrici, ai senza fissa dimora, agli anziani soli che non potevano uscire, non potevano ricevere visite, alle situazioni di maltrattamento in famiglia, ai minori, agli adulti disabili e alle loro famiglie che improvvisamente hanno visto venir meno tutta una serie di supporti che erano fondamentali nella loro quotidianità. Per un bimbo nello spettro autistico è stato un po' un incubo, quindi mamma che doveva lavorare e le terapiste ci chiamavano tutte le settimane per cercare di capire come stessimo noi, come stesse il bambino. Ma gli aiuti piccoli li hanno e funzionano e mi fa molto molto piacere. E invece per noi grandi, per i grandi, siamo state abbandonate per 2 mesi esatti dalle istituzioni, dal centro, da tutti. Dopo i 2 mesi sono cominciati ad arrivare il messaggino, la telefonata, come stavamo. Fortunatamente noi a casa siamo riusciti a mettergli a disposizione tutti i supporti, per cui la connessione internet, il suo computer a cui poteva accedere personalmente tutto il giorno. Tutto online, soprattutto attività pratiche che tu non sei abituata a farle con lui, e però devi metterti in gioco. Il servizio durante il primo lockdown ha chiuso per ordinanza del nostro sindaco della città, per poi riaprire il 1 giugno erogando le prime attività a favore dei nostri utenti, che in giugno erano davvero pochi, era un piccolo gruppo di 10 persone che frequentavano a giorni alterni. Io vivo con mia figlia che è disabile, con mio marito che in quel momento non stava bene, ho dovuto andare all'ospedale. E per me c'è stato proprio il caos. All'inizio loro hanno voluto anche un pochino venirci incontro, dandoci la possibilità di tenerli a casa e mandandoci degli educatori. Però non abbiamo interrotto i contatti con le nostre famiglie inizialmente. Ho ripreso io a sentirle tutte con delle chiamate di monitoraggio. Io non avevo paura di mandarla al centro. Avevo paura di uscire di casa per tutta la situazione che c'era. Abbiamo iniziato a creare dei tutorial che potessero dare un supporto alle famiglie nel poter proporre a casa delle attività ludico-ricreative ma anche occupazionali per questi ragazzi che avevano ormai la giornata completamente vuota. Sia i servizi legati a centri diurni, sia quelli che si stava costruendo per il dopo di noi sono rimasti in stand-by. E i centri diurni hanno ripreso a funzionare in maniera ridotta, sono stati rivisti e riorganizzati. E i ragazzi si sono rimessi di nuovo in moto, erano veramente chiusi in casa con delle situazioni di gestione molto molto faticose. La qualità del servizio è migliorata, in che senso? Che dovendo gestire pochi ragazzi a piccoli gruppi con rapporto quasi 1 a 1, 1 a 2, diciamo che l'attenzione è aumentata, che potrebbe essere, diciamo, il livello di servizio potrebbe essere quello che in futuro il post-Covid dovrebbe esigere. Poi i primi di marzo invece è esploso proprio il focolaio all'interno della struttura. 3 persone sono state ricoverate in 3 ospedali diversi, sono poi ritornate per fortuna in struttura dopo un paio di mesi. Una di loro purtroppo non ce l'ha fatta, ha avuto delle complicanze, però piano piano siamo riusciti a ristabilire un equilibrio. Nella seconda ondata la cosa è stata affrontata in maniera meno ansiosa. Per i ragazzi adulti c'è stata davvero anche la paura della malattia stessa. Lì si tratta di famiglie con all'interno già genitori
di una certa età. Il tubero, che è un polo di neuropsichiatria infantile, è stato chiuso a marzo come prevedeva il decreto, poi piano piano con le attività da remoto le terapiste hanno ripreso le attività con i bambini e poi appena è stato possibile abbiamo riaperto alle terapie in presenza. Non potendo accedere fisicamente alla comunità alloggio di San Giacomo, abbiamo deciso comunque di andare a trovare i ragazzi rispettando il distanziamento. Sono corsi tutti ai cancelli, hanno passato in rassegna tutti gli altri ragazzi del gruppo Andy chiedendo: avete sentito questo ragazzo, avete sentito questo come sta? Erano in una bolla, cioè erano dentro una realtà chiusa da mesi. Alla fine vedevano solo noi 10-12 persone che entravano in comunità, e per cui ne dovevamo essere in toto la loro famiglia. Purtroppo i nostri ospiti hanno un residuo familiare molto molto basso. Il contatto con i parenti è sempre stato continuo, settimanalmente, anche plurisettimanale, con telefonate per sapere prima di tutto come stavamo, come stavano i ragazzi. Devo dire che col passare del tempo, man mano, le cose sono diventate molto 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 più tranquille. Adesso c'è abbastanza, soprattutto dopo il vaccino, c'è molta molta più serenità in questa cosa. Vogliamo dimostrare che nonostante le limitazioni noi siamo operativi e riusciamo a fare le nostre attività e riusciamo ad esprimerci. Per cui a noi il coronavirus ci fa un baffo. Risorgeremo ancora più belli, più fantasiosi e più magici di prima.